La Regione Basilicata è stata la seconda in Italia dopo la Sicilia ad aver istituito un tavolo tecnico con gli agricoltori per provare a recepire le richieste degli imprenditori del comparto in protesta a livello europeo, nazionale e locale da oltre un mese. È stato l'assessore al ramo Alessandro Galella, il rappresentante per la Giunta regionale della Basilicata, che ha presieduto l'incontro. Non c'era il governatore Vito Bardi a Roma per impegni istituzionali. Un'assenza che ha alimentato le proteste di una parte dei rappresentanti degli agricoltori presenti, i quali erano certi di iniziare il confronto alla presenza del presidente della giunta. Galella, di suo, ha rassicurato gli interlocutori sull'efficacia del tavolo, anche se orfano di Bardi, in quanto i temi prevalentemente tecnici alla base dell'appuntamento, tra l'altro il primo di una serie, sarebbero stati analizzati nel dettaglio con il responsabile politico del dipartimento e con i dirigenti presenti. Ecco le richieste degli agricoltori. Vogliamo che venga istituito un tavolo di crisi sul comparto agricolo e vogliamo inoltre che venga calendarizzato, ci sia una calendarizzazione di giorni futuri in cui ogni settore e criticità venga approfondita. E poi oggi abbiamo portato anche all'attenzione della Regione il problema della fauna selvatica, il problema della siccità e il problema del caro gasolio. Chiederemo una serie di, diciamo, problematiche che oggi attanagliano la nostra agricoltura, tipo il problema dell'acqua, il problema del gasolio, il problema dei cinghiali, e il problema più grave è quello dei prezzi per poter vendere il nostro, diciamo, prodotto.